Benvenuti agli Echi della Natura 2020. Mi chiamo Corinna Canzian, sono violinista, concertista e docente e lavoro in progetti significativamente innovativi in tutta Europa e negli Stati Uniti. L'idea di costituire l'Accademia Estiva Gli Echi della Natura nasce nel 2017. Sono stata invitata ad eseguire le quattro stagioni di Antonio Vivaldi in Cadore e per me tornare in questo luogo è stato illuminante. Anzitutto in queste vallate ho passato le estati più belle della mia infanzia e in questi boschi nascono gli abeti usati per costruire i migliori violini al mondo. Il 2020 è stato un anno carico di incertezze e preoccupazioni, ma proprio per questo assume un ruolo importante dare continuità all'esperienza degli scorsi anni. Tutte le attività saranno svolte nel massimo rispetto delle norme di sicurezza sanitarie e nel caso la situazione dovesse aggravarsi verranno riconvertite e usufruibili al 100% su piattaforma online. La proposta si svolgerà a Pieve di Cadore ed è divisa in due periodi nel mese di agosto, dall'8 al 16 e dal 24 al 28. Prevede perfezionamento musicale a 360 gradi e formazione e progetti di welfare dai giovanissimi ai più adulti. I docenti coinvolti sono professionisti del luogo internazionali. Ci saremo io e il collega Mattia Tonon per le lezioni di violino individuali e la musica d'insieme per archi. Parallelamente, laboratori collettivi con Matteo Manzitti per la composizione, Federica Furlani per il sound design, Anna Maria Marta per le leggende di folklore cadorino, Gian Maria Stelzer e Cesare Tabacchi per la liuteria, Roberto Menardi per la passeggiata ecologica. Il coronamento di tutte queste attività si realizzerà nell'installazione sonora Gli Echi del Legno, che entrerà a fare parte dell'archivio dei paesaggi sonori dolomitici del museo virtuale dolom.it. Ovviamente non mancheranno i nostri seguitissimi training contro la paura da palcoscenico con un ospite speciale, Vezio Ruggeri, e un grandissimo concerto finale. La campagna crowdfunding per questa iniziativa è strutturata su diversi livelli di donazione. Si può partire contribuendo semplicemente a un fondo merende per gli studenti, si possono prenotare posti d'auditore, lezioni personalizzate e iscriversi all'intero corso. Inoltre si può contribuire anche al fondo di borse di studio per gli studenti più meritevoli. Tutto questo è in parte possibile grazie al prezioso supporto del partner principale, Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, e dei partner collaboratori, la magnifica comunità di Cadore, Cari Verona, il Museo dell'Occhiale e il Comune di Pieve di Cadore. Ovviamente ringraziamo anche la piattaforma School Rising. Supportiamoci e restiamo creativi!